Bella a tutti ragazzi, siamo su un nuovo video di Euro Truck Simulator 2. Siamo nella 29esima puntata di Euro Truck e adesso dobbiamo scegliere un lavoro. Piacenza, siamo alla Piac. Diminutivo di Piac, René no. Ungheria no. Francoforte no. Bordeaux neanche. Dobbiamo prendere un viaggio per l'estero, non c'ho voglia. Non c'ho proprio voglia. Qua? Ungheria no, è troppo lontano qua. Ma neanche se mi pagano d'oro. E se ci prendiamo un lavoro dipendente, ragazzi, che diciamo? Che dite? Aspettate che devo avviare un attimo il cronometro. Ma che camion è questo? Qua ne ho fatto Volvo FX. Però scusate, abbiamo il nostro camion, non c'è, mi girano, che dobbiamo prendere un camion di qualcos'altro, cioè. Però oh, ci sono tutti i lavori di merda. Questo 4,50, questo 3,70, è come il mio. Cambia niente, non cambia assolutamente niente. Questo qua 6,50. Ma no, ma io volevo, cioè, sentite, prendiamo quello per René. Però non volevo fare estero, quindi facciamo la pausa. Ah, ma è già venerdì. Allora facciamo venire le domenica. E poi mezzogiorno facciamo venire le, ma dai, le 5. Domenica alle 5 e poi il G-Set Time le ore 20. Ok, domenica alle ore 20, lavoro autonomo, Piacenza, se c'è qualcosa. Netherlands, Katowice, questi qua sono fuori, Ginevra, Roma. Un viaggio in Italia, ma non c'è proprio. Genova. Troppo vicino. Sentite, prendiamo un bel lavoro per Amsterdam. Siamo già nati nei Paesi Bassi noi, forse no, mai. 22 tonnellate, prendiamo questo. Aspettate che bevo un attimo, ragazzi. Vado a far gasolio, abbiamo preso questo lavoro. Dirige verso Amsterdam. Sì. Anche se io non mi volevo allontanare dall'Italia, fa lo stesso. Questo qua. Povero scagnetto. Ecco, l'ho salvato per sbaglio. Non so quanti chilometri siano. Opla. Però non voglio passare per di qua. Cos'è sta roba? Banca? Altri 30.000 me ne danno. Voi siete matti. Ho già 100.000. Sì, altri 30.000. Prendo un prestito 30.000, sì. Ho già pagato 4 o 5 rate. Mi ho già dato un botto di soldi. Devo pagare anche quelli, ma ci mancherebbe ancora. Non radio, poi mi danno copyright. Bologna, Bologna. Sì, passo per di qua. Torino, questo. Dijon, mezzo. Così. Boom. Qua dov'è? Devo andare di qua. Dobbiamo togliere via questo.
dispiace non aver Thunder perché dura. Io so solo che. Aspetta, ma sta registrando il microfono? Adesso mi sta venendo questi dubbi se sta registrando. Mi è venuto sto dubbio perché. Arriveremo, dovremo fare anche gasolio, devo fare gasolio. Cioè, avventuriamo nei Paesi Bassi, a Amsterdam. Apre l'autostrada. Povero Scagnetto, arriverà lì fuso. Avevo detto, non vorrei mai fare estero. Cheat. Me stesso. E poi non trovi neanche un lavoro a Piacenza. Dovrei anche metterlo a posto sto camioncino. Meno le ruote. Visto che è già un 370. Tira quasi niente. Cioè, tira come un Iveco 500 e. Aveva 220 quintali di che cosa? Di scatole vuote. Bene. Intanto prendiamo un po' di soldi dai dipendenti. Siamo domenica, almeno così possiamo viaggiare. Meno così domenica possiamo almeno viaggiare. Solo 33.000, ma quanti ce ne danno? 28.000 solo ce ne danno. Ci rendiamo conto che non ci danno un fico secco. Cioè, 28.000 per stare fuori più di una settimana. E devo fare gasolio. E oltre a far gasolio, devo anche mettere a posto il camion. Mettere a posto il camion, boh, saranno 1.500 euro di danni, forse un po' di più. 500 euro di danni, che ho tutte ruote. Consumo delle ruote, beh, dopo 3.000 km, quasi 4.000 ci sta il consumo delle ruote. Però anche se sono ruote, bisogna metterle pure a posto. Che si usurano anche loro. Ed è normalissimo. Senza ProMod però si viaggia meglio, almeno. Per il mio si viaggia meglio senza ProMod. Ehi, con questa Clio. Mamma mia. Io che voglio prendere velocità e te che mi vai 40 all'ora con sta Clio. Oltretutto diesel. Cioè, almeno vai 110 cavalli sotto. Se non mi sbaglio, 110 nella Clio. Ma togliti. Asu. Supereranno tutti i canati, infatti. Mamma mia. Tranquilli, tranquilli, noi con il nostro R370 andiamo in dov'è? Paesi Bassi, Paesi Bassi, in Netherlands. Dovremmo andare con un bel taf lì, però. Ci metterei un motore un po' più potente, se ce l'avessi, ma non ce l'ho, quindi niente motore più potente. Tanto azzeriamo i chilometri. Devo fare gasolio perché non ci arrivo. Intanto 92 già l'acqua. 1.600. Sì, ci arriverei, però non mi fido. Al confine con l'Italia c'è una pompa in Francia. Pompa bianca mi sembra che sia. Autogrill no, non è pompa bianca. Autogrill, quindi costa ugualmente la benzina. Sei in autostrada sto tir, va bene. Però devi far tutto autostrada. Qua devo frenare. 10 euro, cioè da Piacenza a Milano 10 euro. Che ladri. Dai su questa Fiat. Qua devo andare verso Genova Torino. Passare molto molto gentile, molto educato.
però ragazzi, se non ci arrivo registrando, me lo finisco per conto mio sto coso. Che dato che siamo già 3 puntate di registrazione. Ma se me lo finisco io di registrare. Qua bisogno se mi ricavo, mi ricordavo bene. Oh, almeno siamo agli 80 adesso, dai. Direzione Amsterdam. A cambiarmi un po' di marcia. Siamo a 2000 giri. Ma va? Cambiarmi la marcia cos'è che mi costa? Siamo già 15 minuti, aspettate che devo vedere quanti minuti siamo. Quanti minuti siamo? Siamo a 12 minuti. No, ci fermiamo in quella dopo. C'è un'area di servizio dopo, se non mi sbaglio. Ma qua ero già ai 23. C'è un'area di servizio per andare verso coso, verso in Francia, un po' dopo, non qua perché siamo solo a 13 minuti di video, quindi sarebbe una follia. Di servizio, chiudiamo la puntata, faccio l'ora di pausa e poi domani ripartiamo con un nuovo video. Che computer quando inizia a registrare va niente, poi quando registra dopo la prima puntata poi va bene. È una cosa un po' stupida. Qua staremo 93 gradi, povero motore. L'ho detto, arriverà fuso sto cavo. Ci dobbiamo fare questo camion, va bene che non ci devono essere troppi caselli perché lascia, cioè lascia andare e poi riprende, lascia andare, poi lascia andare, poi riprende di nuovo. È un casino, troppo casino. Prendiamo la 21 per arrivare a Turin. Qua devo andare su in giusto.
bello però viaggiare di notte. A me piace troppo vedere in autostrada di notte verso le 3 o le 4 di mattino, quando ci sono i frigo che vanno, cioè io a quell'ora vado a dormire. Loro invece sono in viaggio. Dov'è che è ma dov'è che si trova sta linea di servizio? Ma non so, io non mi ricordo che c'era un'area di servizio però. Ma vedi che c'era? No, è qua l'area di servizio, io mentre sto sperando. Mi devo rimettere subito dentro. Faccio? Sì. E qua è qua l'area di servizio. Quanti minuti siamo? Di video? Sì, va bene, ci fermiamo qua. Non mi sono mai fermato. Ma si chiama area parcheggio. Questa è questa. Aia. Ah sì, ci fermiamo un attimo qua, tanto. Opla. Buon ragazzi, anche questo episodio finisce qui. Io vi ringrazio tantissimo per la visione e ci vediamo domani con un nuovissimo video. Bella!